Oggi Marina, in occasione del compleanno del marito, ha deciso di amplificare la sua bellezza. Io le ho consigliato di tagliare un po' questi capelli lisci e lunghi. Infatti li accorceremo quanto più possibile, taglieremo almeno una metà. E sulla parte posteriore, sulla nuca precisamente, le faremo un undercut. Qui praticamente verrà velo corto, di modo che la parte alta che cadrà avrà una rotondità per renderlo tutto più leggero e veramente più sinuoso ed elegante. Ho diviso i suoi capelli da orecchio a orecchio e ora, con una tecnica di pettine e forbice, andrò ad accorciare la parte bassa per creare l'undercut. Con una forbice leggermente curva mi aiuto a definire un altro perimetro proprio per dare rotondità e leggerezza al nostro taglio. Continuo a sfilare i capelli di Marina per togliere del peso in eccesso. Io amo lavorare comodo, tant'è che sto seduto. Per dare un tocco nuovo ai capelli di Marina, che solitamente li porta con la riga in mezzo, io vado a creare un triangolo sulla parte alta e, a secondo di dove voglio spingere questo mio ciuffo, lo andrò a tagliare dalla parte opposta. E il taglio di Marina è concluso.